Diciamo che sono felice di aver comunque pubblicato questo brano perché credo che possa essere un brano che possa fare del bene e io con la mia musica cerco sempre di portare dei messaggi che possano ispirare o comunque dare il loro contributo per portare un po' di speranza e ottimismo nei cuori delle persone. Io comunque parlo di mostri che comunque abbiamo vissuto chi più chi meno nell'ultimo periodo e nel brano appunto cerco appunto di consigliare, di convivere, di imparare a convivere con questi mostri perché spesso i mostri non si possono cacciare né cancellare, non possiamo eliminare i pensieri che abbiamo nella nostra testa e di conseguenza secondo me la via d'uscita è accettarli e renderli comunque un punto di forza. Ma diciamo che è stata una serie di eventi che mi hanno portato comunque a scriverlo. Dopo la realizzazione appunto di essere uscito da un periodo no, ho scritto questo brano che poi dopo ho arrangiato in seguito grazie anche all'aiuto di Francesco Catitti un grande produttore che io stimo moltissimo e che ha avuto comunque il coraggio di credere nel progetto e io quindi colgo l'occasione per ringraziarlo. In realtà, sai, è un brano che è uscito veramente senza pensare, diciamo, a una struttura ben precisa. Avevo da dire, da raccontare, diciamo, quello che racconto nel brano e quindi poi dopo mi è venuto, diciamo, questa intuizione cioè, diciamo, in realtà io quando scrivo non penso in realtà a una struttura ben precisa. Infatti, molte delle volte faccio anche cose, magari, cioè, nel senso, in realtà non ci ho pensato io in realtà a questa cosa. Mi piaceva e l'ho scritto. Sì, diciamo che abbiamo fatto, io comunque anche con la mia squadra di ragazzi con i quali, diciamo, lavoro maggiormente, che sono Matteo Costanzo e Giuseppe Daccini, abbiamo fatto una grande ricerca del suono. Poi è entrato, diciamo, in questa parte del progetto, è entrato anche Francesco Catitti, che sicuramente mi ha dato la possibilità comunque di confrontarmi con una persona di grande esperienza e quindi ci siamo messi in studio, abbiamo comunque cercato una via di mezzo tra quello che avevamo fatto in passato e quello che effettivamente io diciamo mi sono quello al quale io mi sono ispirato, diciamo, come sonorità intendo quando ho scritto questo brano. E il mondo al quale mi ispiro in questo brano è sicuramente quello emergente negli Stati Uniti e in Inghilterra come arti di artisti di calibro come Machine Gun Kelly, Youngblood, che comunque hanno riportato questo genere musicale che diciamo maggiormente affiorava nel 2000, negli anni 2000 con il punk rock, l'hanno portato comunque in una dimensione più contemporanea e io comunque rivedendomi molto in quel genere ho pensato che questo tipo di emozione, questo tipo di messaggio sarebbe stato bello poterlo comunicare attraverso questo genere musicale e queste sonorità. Infatti, se noti, nel brano ci sta anche l'utilizzo dell'autotune, che però non viene utilizzato in maniera eccessiva come siamo abituati nel nostro paese da un po' di anni, ma è più utilizzato come uno strumento, un po' come fa anche Post Malone, i 1975. Spero comunque che il risultato, sia piaciuto e che possa comunque, ispirare anche gli altri. È stato costruito da Sergio Stivaletti, che è un grandissimo costumista e disegnatore italiano che ha lavorato a film di Dario Argento, Garrone. Infatti è stato un grande piacere poter collaborare con lui e realizzare questa forma mostruosa che poi viene interpretata da Aldo Marinucci, che è un altro grande attore italiano che ha fatto un sacco di cose e quindi è stato veramente un pomeriggio molto stimolante perché l'abbiamo girato in un giorno, dalle 9 del mattino all'1 di notte all'incirca. Sai, io credo che comunque, a parte per alcuni casi, io per dirti studio psicologia, i traumi non si dimenticano. Le delusioni non si dimenticano, si assorbono, si accettano per quello che sono e comunque faranno sempre parte delle nostre vite.
Per questo io dico, prima si capisce che bisogna accettare i mostri che abbiamo nelle nostre vite, prima magari riusciamo anche a vederli da un'ottica diversa, che magari visti come un'occasione per essere migliori rispetto a quello che siamo in quel preciso momento in cui questi traumi e queste delusioni ci sorprendono nelle nostre vite. Mi fa piacere innanzitutto che tu abbia un messaggio e quelle parole in particolare. È difficile per una persona, vabbè, ovviamente io non è che sia chissà chi, però comunque è difficile per una persona che magari ha fatto già un percorso, che magari viene seguita da altre persone, ammettere che viviamo in un mondo estremamente violento e privo di guide da seguire. E questo è perché spesso le guide che una volta ispiravano le masse erano guide oneste, erano persone che parlavano con il cuore e che lottavano ogni giorno per degli obiettivi che potessero far del bene. Oggi le persone oneste faticano molto, molto di più a poter portare il loro messaggio, perché ovviamente non si può vincere, cioè non si può combattere una pistola con un fiore, capito? Non so se mi intendo. E quindi spesso questo può scoraggiare mo molto le persone che cercano di portare dei buoni valori, perché ovviamente se te sei onesto e poi ti passa davanti magari qualcuno che utilizza, diciamo, delle. Ma in generale io parlo, nella vita in generale, anche nei rapporti umani. Viviamo in una società dove non ci sta un freno a determinate strategie, a determinati modi di fare, e di conseguenza ovviamente il nero macchia molto di più che il bianco, e quindi rimane di più. Però io sono convinto che esistano un sacco di persone per bene, e penso che siano la maggioranza. E quindi io mi batterò sempre per quelle persone, ma perché io credo anche che il male non esista, io lo dico spesso questo, cioè il male nasce dall'assenza del bene, nasce da una mancanza proprio di attenzione, per come la vedo io ovviamente, però si può sconfiggere con l'attenzione, con il sacrificio, e con la voglia veramente di aiutare le persone che hai accanto a te, perché io questo l'ho notato anche con le persone con le quali lavoro, collaboro, che siamo una bellissima squadra e che ci vogliamo bene e che facciamo quello che facciamo perché ci fa star bene, e ognuno aiuta l'altro, e questo è uno scambio di amore che poi dopo in realtà però fa arrivare alle persone, fa arrivare, diciamo, la nostra sincerità e la nostra onestà in quello che diciamo e in quello che facciamo. Una cosa della quale sono certa è che non mi conformerò mai, diciamo, a quello che la società mi richiede di essere per essere, diciamo, accettato. Cioè, nel senso che secondo me è importante stare dalla parte delle minoranze, delle persone che comunque vogliono essere rappresentate e non vengono rappresentate, e di conseguenza sono forzate a doversi conformare anche loro a determinati concetti, messaggi, perché non c'è nient'altro da seguire o da ascoltare o da vedere o da approfondire. E quindi io dico anche sempre a me stesso, alle persone con le quali mi confronto, che per me, cioè per me nella vita non è importante essere una di quelle guide che io desidero tanto che tornino nella nostra società. Cioè per me l'importante è far arrivare la mia voce più alto, cioè dove può arrivare? E magari un giorno però la mia voce potrà essere accolta da qualcuno che sarà molto più capace di me e potrà essere lui magari la futura guida, la luce del faro che dovremmo seguire tutti quanti, no? Per me l'importante è solo partecipare a un movimento che possa comunque ispirare le masse verso una società migliore. Secondo me le nuove generazioni, quelle che magari non lottano per determinati risultati, è perché si scoraggiano, ma perché ovviamente se non hai una guida, non hai degli esempi da seguire positivi, ti devi per forza, cioè come fai? Cioè, nel senso,
come fai a imparare a scrivere se nessuno te lo insegna, capito? E quindi secondo me c'è bisogno veramente di una rinascita dei valori, dei concetti, c'è bisogno di tornare comunque a confrontarsi, avere il coraggio di ascoltare il prossimo e poter avere anche la libertà di esprimere il proprio pensiero senza essere giudicato o punito perché magari dici qualcosa diverso rispetto a quello che dovresti dire. Io sinceramente non l'ho vista tanto come una punizione, l'ho visto più come un'opportunità per avere del tempo, perché comunque viviamo in una società che va estremamente veloce e quindi anche questa occasione che ho avuto di poter lavorare sulla mia musica, sul perfezionare la mia persona, la mia arte. È stato comunque visto da me come una sorta di regalo, di respiro, perché sennò poi avrei dovuto correre, magari sarei stato costretto a cavalcare l'onda. Invece così ho avuto la possibilità comunque anche di vivere delle emozioni che secondo me saranno fondamentali per il raggiungimento della mia felicità e del mio equilibrio e di conseguenza anche dell'equilibrio in quello che faccio. Penso comunque di essere più che coraggioso, molto fortunato e ho la possibilità comunque di ricercare comunque il bello in quello che faccio, no? Non necessariamente quello che è nel presente. A me piace comunque rischiare, sì, ma perché penso che comunque soltanto rischiando c'è la possibilità di poter raggiungere degli obiettivi che possano comunque ispirare e dar voce comunque alle persone che hanno bisogno di una voce da seguire. Sì, quest'estate penso che farò un tour estivo con la mia band, stiamo già organizzando le date, le comunicheremo a breve e poi ovviamente sì, ci sta un progetto al quale sto lavorando musicale, del quale questo brano che è appena uscito fa parte, è un primo estratto e sarà un album molto sperimentale e molto libero da ogni tipo di sovrastruttura. Sarà un brano dove ricerco ancora me stesso e dove sperimento varie sonorità. A seconda, diciamo, delle emozioni che vivevo quando scrissi quei brani. E sono sicuro che potrà comunque far tanto bene alle persone che mi seguono e spero possa piacere anche a quelle che non mi seguono, ovviamente.